Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e si ricomincia anche a spacchettare qualche pacco in questa nuova stagione perché i corrieri hanno ricominciato a bussare alla mia porta. E quindi ecco qui il bottino di queste prime settimane di settembre e ragazzi andiamo subito a spacchettare questa roba assieme. Io direi di cominciare da questo pacco bello cicciotto che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment. Quindi sono curiosissimo, non ricevo pacchetti da praticamente tutta l'estate, mi sono state inviate. La prima uscita è Wonder Pack, un'avventura epica in cui tutto può succedere. Ma di cosa parla questa pellicola? Parla di June, una ragazzina che ha un sogno nel cassetto, che è quello di realizzare il parco divertimenti più bello mai visto, con le giostre più belle, pieno di gioia e felicità. Lei riesce nel suo intento e questo parco verrà gestito non solo da lei, ma anche da una scatenata banda di animali antropomorfi. Inizialmente tutto andrà per il meglio, ma naturalmente i problemi saranno dietro l'angolo. Quindi, grazie mille a Universal, potete trovare naturalmente il link sotto in info box per acquistarlo su Amazon. Poi il pacco non è ancora finito qui perché dentro c'è una cosa spettacolare. Si tratta del cofanetto con tutte e sei le stagioni di House of Cards in Blu-ray. Questo cofanetto che adesso andremo ad aprire è qualcosa di pazzesco. Io ho seguito House of Cards, ovviamente anche tutte le varie vicissitudini legate a Kevin Spacey, che poi hanno portato alla conclusione della serie nella sesta stagione con la sua assenza, ma naturalmente non farò spoiler per chi non avesse mai visto o avesse intenzione di recuperare questa serie, ma io ragazzi ve la consiglio davvero tantissimo, per chi è appassionato di politica, di giochi di potere, è davvero molto molto interessante. Questa serie è tratta da tre libri che si intitolano appunto House of Cards, che io ho e sono editi da Fazzi, quindi se siete interessati vi lascio magari link in info box. In quel caso i libri sono ambientati nel Regno Unito, si parla di Londra e appunto si parla di tutte le varie lotte di potere interne al governo inglese. In questo caso la serie TV è stata spostata negli Stati Uniti e si parla appunto della Casa Bianca che è stata messa qui in copertina, si parla di presidenza degli Stati Uniti d'America e devo dire ragazzi che è davvero molto molto bella, molto interessante. È una slipcase in cartoncino e all'interno c'è, credo, l'amarei più grande che io abbia mai visto nella mia vita. È davvero enorme, sembra un libro e all'interno contiene tutte e sei le stagioni di House of Cards. Il cofanetto è molto ben realizzato, all'interno troviamo tutte le varie stagioni con delle pagine da sfogliare e tutti i Blu-ray sono stampati con i volti dei personaggi più celebri della serie. È davvero molto molto bella, mi piace un sacco e non vedo l'ora di rivederla, visto che questa è difficile anche da reperire nei vari cataloghi online di streaming, quindi sono contentissimo di averla recuperata. La serie è conclusa, quindi il cofanetto da 6 stagioni contiene tutta la serie TV, non ne usciranno altre. Quindi, ragazzi, è il momento giusto per recuperare questa bellezza. Naturalmente trovate il link anche di questo cofanetto in info box. Grazie ancora a Universal Picture Home Entertainment per questi invii pazzeschi. Il secondo pacco, invece, è il regalo di una mia amica, una di voi che nel tempo è diventata amica e che ringrazio tantissimo perché mi ha inviato un regalo a sorpresa dalla mia lista dei desideri di Amazon per il mio compleanno, visto che il 17 settembre sarà il mio compleanno. Io ho ricevuto il pacco, l'ho aperto perché non mi aspettavo un regalo, credevo fosse qualcosa che avessi acquistato io, invece no, quando l'ho aperto ho trovato all'interno questo Blu-ray fantastico che era nella mia lista dei desideri da tanto tempo e che non avevo mai avuto occasione di prendere. Si tratta di Saving Mr. Banks. E questo film ci racconta di tutte le varie vicissitudini che ci sono state tra Walt Disney e P.L. Travers, che è appunto l'autrice di Mary Poppins, che è interpretata da Emma Thompson, mentre Walt Disney da Tom Hanks. E ragazzi, è stato davvero molto molto interessante vedere come hanno contrattato per i diritti, come Walt Disney abbia lottato per anni, per decenni, prima di acquisire i diritti di Mary Poppins, di tutto quello che c'è stato per realizzare le canzoni, per buttare giù la sceneggiatura, perché P.L. Travers
gli diede davvero tanto, tanto filo da torcere. Se non l'avete mai visto, ragazzi, io ve lo consiglio tantissimo perché è un film davvero che rivedrete altre 100 volte con piacere. Io l'ho già visto almeno 4-5 volte, ma non appena avrò tempo lo rivedrò nuovamente in Blu-ray. E quindi, semplicemente, grazie mille a Cristina per questo regalo. Altro pacco che invece mi arriva da MP, questo è un mio acquisto, l'ho preso su MP circa una settimana fa, però era arrivato assieme ad altre cose non mie, quindi ho tirato fuori solo questa scatola ed ho attaccato l'adesivo di MP. Si tratta di un Funko Pop, come potete vedere dalla scatola, effettivamente non è proprio un Funko Pop, ma è qualcosa che si avvicina. Si tratta di un Funko che è tratto da uno dei corti Pixar. Ultimamente sono andato in fissa con i corti Pixar e dopo aver recuperato questo che è il Pop di Bao, il raviolino del famoso corto Pixar che se non avete visto vi lascio sempre sotto in info box, spero di ricordarmi tutti questi link che vi sto promettendo. E ragazzi, in questo caso si tratta di un altro di questi pezzi Pixar, ne ho anche acquistato un altro di recentissimo, sempre su MP, si tratta di Piper della Gabbianella che abbiamo visto prima del film, se non ricordo male, Alla ricerca di Dory. Nel caso smentitemi sotto nei commenti. Questa volta invece ho preso, eccolo qui, si tratta di Nick Nack. È il protagonista del primo corto Pixar mai realizzato in assoluto, prima ancora dell'uscita di Toy Story, che è il primo film della Pixar. Questo personaggio, che è un pupazzetto di neve, è molto molto carino, me lo aspettavo più piccolo. E appunto vi lascio il link sotto in info box perché su YouTube è stato caricato questo corto. È un pupazzo di neve che vive all'interno di una di quelle boule de neige, di quelle palline con la neve all'interno, e cerca in tutti i modi di scappare da questa bolla di neve. Ed è molto molto simpatico il corto che, ragazzi, è davvero vecchissimo, prima di Toy Story, quindi precedente a Toy Story, ma che comunque è ben realizzato. Io non lo conoscevo, l'ho recuperato di recente. È anche più grande del previsto di quanto mi aspettassi e sono molto contento di averlo preso perché l'ho trovato ad un prezzo stracciato, era circa 9 euro. Poi ho applicato anche un codice sconto, quindi credo di averlo pagato addirittura 8 euro. E sono davvero super super soddisfatto. È bollinato Funko Shop Limited Edition, perché ora MP è anche Funko Shop ufficiale europeo, quindi i pezzi Funko Shop arriveranno direttamente su MP. Ce ne sono tantissimi disponibili già al momento. Questo era in super sconto perché era un Funko natalizio dell'anno scorso. E mi piace davvero tantissimo. Sicuramente lo metterò esposto per Natale anche nella mia camera. Sono molto molto soddisfatto. Ora, quando arriverà Piper, naturalmente ve lo mostrerò anche, perché quello secondo me merita ancora di più rispetto a questo, anche se l'ho pagato un occhio della testa, ma ben ci sta. Mi raccomando, buttate sempre un occhio su MP, perché ultimamente arrivano tantissime cose molto molto interessanti. Ultimo pacchetto invece molto pesante, visto che non ce n'è da un bel po', ragazzi. Pacco da Pampling. Naturalmente la maglietta che indosso è sempre di Pampling. Codice sconto 7 Potter per avere il 15% di sconto su tutto il catalogo Pampling. Codice riutilizzabile tutte le volte che volete, da qui all'eternità. Ragazzi, questa volta niente magliette, niente scarpe, ma sono tornato all'attacco dei calzini perché erano per tutto il mese di agosto in offerta al 50%, quindi costavano circa 2,90 euro, 2,50 euro, una cosa del genere, e ho deciso di fare man bassa. Abbiamo una busta pienissima, ve ne faccio vedere alcuni. Ho preso questi con le radioline che mi piacciono davvero tantissimo, poi ho preso questi con le bici, ne ho presi altri con gli squali, questi li ho trovati super super divertenti, poi vediamo qualche altro modello diverso, questi con dei fiocchi per le serate eleganti o per Capodanno, poi questi con i donuts dei Simpson palesemente, quindi molto molto carini, li ho trovati divertenti, questi invece un pochino più eleganti, un po' più sobri come calzini, e poi vediamo qualche altro tipo differente. Questi qui con i cactus che già avevo mostrato in passato, questi altri di Pac-Man. Ragazzi, ne ho presi davvero tantissimi, anche questi con hamburger e patatine, davvero non sapevo più quali prendere. Questi con i gelati, direi che come calzini sono a posto da qui all'anno prossimo. Anche questo con i cani bassotti, davvero non sapevo più quali prendere.
purtroppo alcune misure erano terminate, quindi nonostante ce ne fossero molti di più disponibili sul sito di diverse misure, per la mia erano rimasti solo questi modelli e ho fatto davvero scorta perché li trovo davvero molto molto buoni anche qualitativamente. Sono 85% cotone e devo dire che per l'uso che ne faccio io vanno più che bene. Ragazzi, detto questo, io spero che questo video vi abbia tenuto 5 minuti di compagnia. Naturalmente arriveranno nuovi video potteriani, recensioni e tantissime altre novità. Magari il canale ingranerà piano piano, ma ragazzi, io vi chiedo di recuperare i video precedenti, anche quello della scorsa settimana che è stato poco visto. Credo che probabilmente non siano stati inviati feed a tutti gli iscritti perché ultimamente YouTube sta di nuovo cambiando tutto e vi parlerò presto anche del problema tra virgolette che colpirà a gennaio tutti i più grandi canali e anche i più piccoli dedicati a oggetti e a giocattoli e a cose appetibili ai bambini. In molti già sapranno di cosa sto parlando, ma di questo ne parleremo più avanti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!